Un saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video della serie di Zelda Link's Awakening. Allora, adesso ci ha detto l'indicazione che dobbiamo andare nel deserto che è da queste parti, a destra, e il consiglio dice dietro la cascata, quindi andiamo in questa zona dell'altopiano qui. Ah, ok. Qui vediamo se riusciamo intanto a prenderci qualcosa con le pochissime conchiglie che abbiamo. E le conchiglie nascoste sul rilievo, porterò qui e sulla piattaforma. Se ne sarai degno, riceverai una spada con il potere della luce. Insomma, devo tornare con un sacco di conchiglie e montare sulla piattaforma. Insomma, salendo qui, scarica le conchiglie. In base a quelle che abbiamo, ci dà fino a 50 conchiglie. Un relativo premio. Il penultimo mi pare è un potenziamento della spada. Per il momento ci prendiamo questo frammento di cuore. Ti do un cuore intero? No, non lo abbiamo ancora. E vediamo un pochettino. Ci dà una bella conchiglia e ce la prendiamo. Eccola qua, conchiglietta. Eccolo qui. E in lui dovremmo proprio... Sono proprio nei guai, come ti avevo promesso. Il fatto è che durante l'escursione è venuta una fame, che ora non riesco più a muovermi. Non è che hai con te qualcosa di vitaminoso da mangiare? Non mi spiace. Mi ricordavo fosse il miele. Ed eccoci quindi in questo punto dove... Una bomba lanciata da questo fungo volante ci apre questa scala. Una volta arrivati qui, e bisogna salire qua ovviamente, e si passa dall'altra parte. Ora, fatto questo, no, ci riprendiamo il cuoricino e siamo al villaggio degli animali, una tappa fondamentale, luogo strategico. Andiamo a dare intanto il miele all'orso. Salve, ma Sniff Smith, sbaglio, sento odore di miele. Che coincidenza, mi ho appena finito il miele. Senti, che ne dici di scambiare il tuo alveare per un freschissimo ananas? Va bene. Allora, preso questo... Quel bestione di un tricheco si è appisolato proprio all'ingresso del deserto di Arna. E il brutto è che quando chiude gli occhi, a quello lì non lo sveglia nemmeno le cannonate. Però sai che puoi fare? Portagli Marinetta, vedrai che se la sente cantare si sveglia. Una volta l'ho visto saltare come un grillo appena l'ha sentita intonare le prime note. Si apre un altro capitolo. Andiamo in quest'altra casa. C'è un qualcosa di invisibile che emette quelle onde lì, ma al momento non possiamo vederlo. Quindi andiamo di qua, vediamo un po' chi c'è. Ah, senti, ma dove hai lasciato le buone maniere? Entra qui a rivolgermi la parola senza nemmeno omaggiarmi di un fiore? E si dà il caso che il mio fiore preferito sia l'ibisco. Ok. Non ce l'abbiamo ancora. Abbiamo l'ananas da portare al tizio su in montagna. Sì, sono proprio il famoso e celebrato artista di Arragador. Da qui. Il mio capolavoro è la statua della sirena che adorna la baia. Hai notato anche tu che l'opera è incompleta? Beh, c'è una ragione, sì. Ma sai, molti trovano che la mia arte sia difficile da comprendere. Sì, alla sirena manca un pezzo. Allora, andiamo anche di qua. Qui c'è un coniglio. Vuoi andare al deserto di Arna? Sì, bisogna passare da qua e prendere il sentiero verso sud. Ma quel dormiglione di un tricheco sta bloccando il sentiero, quindi mi sa che non puoi passare. Dobbiamo andare a chiamare, essendoci il tricheco, dobbiamo andare nel villaggio iniziale. Vediamo subito.
il gufo, attenzione, il gufo. In questa regione ci sono due templi, uno a nord e l'altro a sud. Prima di dirigerti verso quello a sud, le sue antiche rovine parlano del pesce vento. Se vorrai sarai illuminato da un'antica saggezza. Allora, però prima dobbiamo... La conchiglia che sta qua, ne ho prese anche un paio off camera. Perfetto. E a questo punto dobbiamo andare nel deserto, come ci ha detto. No, non è questo, è questo. Verso quello a sud. Ok, quindi andiamo bene. Queste statue che toccandole si animano. Noi ce ne andiamo verso di qua. Deve spostare. Deve spostare. Poi non sono particolarmente aggressive nei nostri confronti. Qui cosa c'erano? Le scale. Ok, entriamo. E qui c'è una conchiglia, se non sbaglio. Sì. Ok. Torniamo su. Andiamo di qua. Verso questo tempio. Spostati. Perfetto. Andiamo di qua. Facendo colpire come se non ci fosse un domani. Scendiamo. Ma maledetto. Spostatevi tutti. Ok, ci siamo. Ci siamo in questo tempio informativo. E devo andare a prendere l'arco. Incredibile, ma vero. Torniamo al villaggio. Arrivati qui nel villaggio Mabe, al gioco la moda, prendiamo qualche rupia perché mi servono per l'arco. E ci siamo presi anche frammento di cuore. Intanto, quello che faremo adesso è andare qui sopra a prendere una cosa fondamentale, fondamentale, letteralmente. Letteralmente fondamentale. Prendiamo. Andiamo di qua. Facciamo così. Facciamo tutto il giro. Tanto sarò qui, ragazzi, me lo devo prendere perché mi servono proprio tantissimo. È tenuto la ghianda protettrice, no, in questo momento non troppo ci serve. Ecco qua. Ah, mi fa rifare tutto il giro, bellissimo. E rifacciamoci tutto il giro. Era ancora sfondato lì? Pronti a saltare? Sì! Rompiamo qua. Ed eccola qui, l'ocarina. Hai ottenuto l'ocarina, ora mettiti sotto e impara tante canzoni. Questa ci serve tantissimo. E poi, lo scrignetto lì. Andiamolo a prendere. Ecco qua. Ci sono ben 100 rupie. E a questo punto ne abbiamo quasi tutte quelle che servono per prendere l'arco, che non voglio rubare. Ho visto alla fine come rubare gli oggetti, però che cosa succede? Che una volta rubato il nostro nome cambierà in ladro e quindi verremo chiamati da tutti i personaggi o comunque in tutto il resto del gioco, invece di Link verremo chiamati ladro, e la cosa è un po' bruttina, quindi preferisco comprare.
Compriamo, si fa praticamente, lui ha un ci segue con lo sguardo. Se noi prendiamo l'oggetto, lo inganniamo e riusciamo a uscire senza che lui sia rivolto verso di noi, così praticamente non così, ma deve stare girato da un'altra parte, riusciamo a sgattaiolare fuori, potremmo rubare l'oggetto. Ma preferisco comprarlo, mi mancano 80. Ok, abbiamo le 890 rupie che servono. Compriamo l'arco. E torniamo lì dove eravamo praticamente. 22. Ok. Oh no, era il super colpo, ho fatto tutto inutilmente. E dai. Ok, potevo evitarmi anche di tornare indietro. Però abbiamo preso l'arco fondamentale. Allora, la chiave della maschera. Chiave della maschera. Accendiamo due braceri ed esaminiamo. O pellegrino che al mio cospetto appari, in verità ti dico, colinte un'illusione, gente e mostri, il cielo, i monti e i mari, ogni cosa qui è un sogno, un'onirica visione. Il pesce vento genera fantasie feconde, ma se un giorno tu dal suo sonno lo desti, colin svanirà come la spuma delle onde. Che tali versi giungano completi e onesti a colui che la marea lascerà sulle sponde, così che egli sappia e agisca senza pretesti. Ma un'illusione. Mentre ci stanno dicendo che tutto quello che stiamo vivendo e facendo non è altro che un sogno. Non esiste. Non c'è. Non c'è. Ed ecco il nostro amico gufo. Ecco il gufo. Quel bassorilievo che hai visto lì dentro risale a moltissimo tempo fa. C'è scritto che quest'isola è solo un sogno del pescevento. Sì, ma chi può dire se il mondo intero sia un'illusione o la realtà? Proprio come non si può sapere cosa c'è dentro uno scrigno prima di aprirlo, così un sogno si scopre essere tale solo al risveglio. L'unico essere che conosce la verità è il pescevento. Tu prosegui ciò in cui credi e alla fine scoprirai la risposta. Ok, ragazzi, con questa assurda rivelazione direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.